Buonasera amici di Sportland e benvenuti alla sfida tra Flying 91 e Globuli Rossi, valida per la 14ª giornata del girone C del calcio a 11. Attenzione, si invola Drago verso la porta, può andare in porta, calcio in porta e la sblocca subito! 1-0 Globuli Rossi al primo minuto, la prima occasione! Pronto per il calcio punizione, arriva al destro in mezzo, la palla che schizza per Ricci, carica al destro, fuori. Attenzione, il numero qua prova la conclusione col destro, lontanissimo, fuori di un niente, la conclusione di Piccolo. La difesa riesce ad allontanare però sui piedi di Leone, che può calciare, una finta, se la rimette sul destro, prova a calciare a giro e c'è il pareggio! Il pareggio di Leone a giro, l'1-1. D'Angelo in profondità per Cafora che controlla, se la porta avanti col tacco. Il numero 7 può andare in porta, può andare anche in mezzo, aspetta troppo. Arriva il Tapini, la respinta della difesa, calcio d'angolo, occasionissima per i Flying. Globuli Rossi si affidano al destro di Piccolo su punizione. Tutto pronto, parte il numero 28, la palla che spiove. Non è, passa per Cafora. Che può entrare nell'area di rigore, se la sposta sul destro, prova a calciare in porta, Bunella risponde presente, Cafora riceve spalla alla porta, si gira ancora una volta benissimo, scappa verso l'area di rigore, una finta, se la sposta sul destro, palla per i Pamonti, in aria, può caricare il destro, lo appoggia e c'è il vantaggio dei Flying a 4 dalla fine, cade il muro dei Globuli Rossi. Roda il Leone sul pallone per quella che potrebbe essere l'ultima occasione per i Globuli Rossi per pareggiare il match. Va Roda col destro, pallone distante dalla porta difesa da Piras. E l'arbitro dice che non c'è più tempo. I Flying battono 2-1 Rimonti. I Globuli Rossi salgono a 24 punti in classifica e tengono vivo il sogno playoff. Siamo qua con i ragazzi di Flying, in particolare Caruso. Una partita complicata, siete andati sotto praticamente la prima azione, siete riusciti a pareggiare, però nonostante l'uomo in più il gol sembrava non arrivare e alla fine avete portato a casa. È stata dura, è stata più difficile del previsto. Pensavamo di poter fare la nostra partita, abbiamo complicato le cose per una mia disattenzione, chiamiamola così, per essere educati. Però fortunatamente Edo l'ha rimessa con un Eurogol e poi l'uomo in più ci avrebbe dovuto aiutare, ma ci ha complicato le cose perché loro si sono chiusi, abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi. Poi alla fine Bomber Fuffolo l'ha messa dentro e niente, ci godiamo questi tre punti. Va bene, grazie, complimenti. Ciao.